pieno di pezzi. Buongiorno, cosa ho ordinato? Bellissimo. Oh, perfetto. Ribalta. Qui con noi non ci sono solo i piedi, ma anche una bambina che adora aprire negozi in casa. Sì, e farci pagare. Chi sarà mai questa bambina? Io. Ciao Mati, oggi ti faremo passare al livello successivo. Guarda cosa c'è qua sotto. Aprirai un camioncino di gelati in casa, che è quello gigante di Play-Doh. Spero. Boom. Ale, apriamolo noi, forza! È il set più grande di Play-Doh che si sia mai visto. E adesso lo montiamo con tanto di istruzione. Include 25 pezzi e la possibilità di fare gelati. C'è la stazione dei gelati. La cassa dove chiedere i soldi, quelli che frusciano, giusto? E non quelli che tintinnano. E poi si pulisce facilmente. Qua non ci credo, sono proprio curioso di vederlo. Bene, cosa aspettiamo ad aprire? Non lo so. Forbici. Le forbici arrivano, ragazzi. Vai, 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 Ale, ci siamo. È svenuta di nuovo. Stavo pensando. Oh, si è già risvegliata. Guarda, dicevo, più di 25 pezzi. Ci sono anche musica e suoni. Un posto per riporre i barattolini in ordine, speriamo sia vero. E la possibilità anche di chiuderlo. È pieno di pezzi. Ma non preoccuparti, Ale, perché qui caricata sulla nostra televisione abbiamo la video spiegazione. 25 viti e i pezzi numerati, cioè letterati, e l'assemblaggio. E vogliamo la posa, vero Mati, della mamma americana. Oh, perfetta. Un mega cono che ci permetterà di schiacciare la pasta e creare degli swirl multicolore. Ecco, rosa! È rosa! Al pezzo A devo attaccare il pezzo A1. E Ale, non sei ordinata come la mamma americana. Guarda come dispone i pezzi sapientemente. Ma io sono oltre. Allora, questo coperchio è stupendo. Lo mangi? Ma no, Mati, lo uso come cappellino, guarda. Avvito, avvito, avvito. Le coppette, eccole qua. Mi sembra proprio un'uva. È vero, prima. Da qua ti direi quasi una freccia. Molto carino. Oltre la coppetta rosa che mi hai visto prima, ci sono anche le coppette azzurre. Contenta, Ale? Ovvio. Sì, io non sono contento perché c'è quella trasparente. Ma la cosa molto bella, non l'avevo mai vista. Guarda i coni, sono triplici, Ale. Vero. Hai visto? A te che piace il cono. Sono triplici e abbiamo questi in versione cialda così, e questi in versione stabile, che stanno anche in piedi. Poi abbiamo un sacco, ma un sacco di cucchiaini. C'è questo. C'è un'altra cosa, non mi racconta. No, bella questa, molto original. Anche questa è trasparente. Forza papà, servono tutte le posate. Ok, un coltello che servirà a tagliare i biscotti, non lo so. Questo serve per fare i ghiaccioli, non c'entra con le posate. Però abbiamo gli stampini, come questo, per fare i ghiacciolini. Io sto preparando le ruote, che poi saranno da stickerare. Ma non sono vere. No, io pensavo già di guidare in giro per casa il camioncino di gelati. Guarda Matti, ecco l'ultimo cucchiaio rimasto. Mi avevi ordinato. Quanto ci metti la mamma americana? Guarda, il video dura 8 minuti. Ecco, la mamma italiana ce ne metterà 7. Vai, forza Ale, spacca, no, non spaccare tutto, no, monta tutto. Guarda, sono già più avanti. Fammi controllare. Sì, lei sta facendo ancora il retro. Vedi, io sono già l'ultima affiancata. Che pucciosissimo, ragazzi, guardate. Questo è fatto tipo biscotto e cialda. E poi in giro per il nostro camioncino dei gelati troveremo un sacco di decorazioni da poter fare. Ale meccanico, ci sei? Sì. Guardate qui quante decorazioni, ragazzi! Che poi, se parliamo di decorazioni preferite, Matti, cosa riconosci in queste decorazioni? Allora, Chupa Chups, sì, cioccolato, anguria. Ah, l'anguria! Bella. Ale, a che punto sei? Al 5. Come al 5? Ho caldo! Matti, tu a che punto sei? Quasi, sto facendo dei tocchi alla torre. Ma è bellissima la torre dei gelati! Ma secondo te abbiamo abbastanza gusti con questi vasetti di Play-Doh? Sì. Matti, però la risposta giusta era no. Sai perché? Perché? Perché dopo aver preso questo fantastico carretto dei gelati che era in super mega offerta, ho trovato un'altra cosa in super mega offerta. La vuoi vedere? Sì. La devo spingere perché è super pesante. Prova ad alzare questo telo, Mati. Ma che lavorone. È bellissimo. Il nuovo castello. Guarda. La mega confezione da, gira gira, 100 vasetti di Play-Doh! 100! Ma la cosa bella, al di là della quantità, è la tipologia di colori. Guarda, abbiamo quello sparkle, brillantinoso, il metallic shine, metallico
luccicoso, il super shimmer mega brillantinoso e Play-Doh Confetti di quello con dentro tipo zuccherini. Dobbiamo alzare il reggio Play-Doh. Sì, non so se basterà questo tavolino, ci metteremo l'altro vicino e per festeggiare suoniamo la cassa. Ah, si timbra pure. E all'interno c'è un segreto. Apri questo cassettino, perché non è un semplice cassettino, ma continua ad avere accessori per fare formine. Guarda, si possono fare anche le banconote. Riapri, riapri, voglio vedere. Le banconote. Hai visto? Le banconote Play-Doh e le monetine. Che forza. Io conosco un solo metodo. Ribalta. E il sistema. Adesso avete più confusione di me però, eh. È vero, abbiamo battuto anche la mamma americana. Ma Mati, non è finito. Ne sono rimaste altre nella scatola. Prendile, sono lì in fondo. Sono quelle mini, sono quelle super brillantinose. Belle, però. Super pucciose. Qua sono sudata. Ma come, Ale? Guarda che bello. No, Mati ha scoperto gli sticker. Non ci posso credere. Allora, mentre Mati si è già ripresa, per fortuna, voglio fare play sulla mamma americana, Ale. Vediamo se lei è sudata, eh. Occhio. No, lei è fresca. No, mi sembra rosa. Splendidamente fresca. Seduta in posizione yoga. Tu sei distesa, no, invece. No, guarda, la posizione è la stessa. Fammi controllare. Comunque, quasi finito. Tu come sei? Quasi finito. Bene, dai. Papà, aiutami. Ah, sono tantissimi. Costruiremo una reggia pazzesca. Ecco a voi il reggia Play-Doh. Oh, che lavorone, Mati. Qua vedete il grande cancello con tanto di tazze a fianco e al centro con due coni. Sono loro che ti qua accolgono. Le catapulte. Le catapulte per lanciare palline ai nemici più dolci. E qua per mangiare. Ah. E le due torri, ovviamente. Bellissima l'idea di farlo con le cialde. E questo è un passaggio segreto per entrare? Sì. Ah, per attraverso gli animaletti. Ah, attraverso il mattarello. Per Trilli. Ah, per Trilli. E beh, le faremo il gelato. Mai. A gusto sedano. L'ultima volta. Hai finito, Ale? Dov'è il sorriso della mamma americana? Gli sticker sono enormi. La ruota va stickerata proprio qua. Cuoricini, oh, zuccherini, panna. Viene da leccare. Sì, sembra il camioncino di gelati di Hansel e Gretel. Arredo subito. Qua ci vanno i coni. Tre. E poi guardate la genialata, Ale. Prendi i barattolini. Praticamente quegli spazi sono fatti a misura del barattolo gigante Play-Doh. È come avere i gusti in gelateria. Sì. Ad esempio, qui abbiamo il cioccolato e la menta. C'è spazio anche qui. Bello, per mettere in mostra le proprie creazioni. Guardate, esempio, come può essere il risultato finale. Vi mostro un altro scomparto segreto. Ti seguiamo, ti seguiamo. Qua c'è uno sportellino fatto, diciamo, per i grandi. Ah, ok, perché bisogna schiacciarlo. Sì. Girare e lui si apre. Ah. Qua possiamo tenere i barattolini. Sì, ma ci saranno tutti e 100? No, 100 mi sa di no. Alcuni li teniamo qua, guarda che bene. In bella mostra. E poi si può richiudere e rigirare, così si blocca. E se vi avanzano delle palline di gelato? Ma a casa nostra non avanzano mai, che a casa nostra? Difficile. Difficile, molto certo. Difficile. C'è il frighetto. Vai, con scompartimento segreto. Anche poi, guarda che belle le formine di pallina. Belle, pucciosissime. Allora, il problema è che ci sono così tanti allora, spazi. Guarda, questo si può appendere, perché vedi che ci sono i gancetti. Ah, che ci sono, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Quindi alcune cose, esatto, i cucchiaini si riescono ad appendere. Ah sì, una cosa l'ho fatta anch'io però, ragazzi, Ho messo le batterie sul mio cappellino. Guarda. E se schiaccia la ciliegia, Mati? Tata, musica rilassante. Sorriso mamma americana. Mati, sorriso mamma americana. No, non è quello. Questo in realtà sarebbe anche il pulisci-coso, nel senso che tu qua lavori, utilizzi il pennellino qua e finisce tutto nel buco col vasetto. Vedete che c'è il vasetto? Che forte. Che era il vasetto. Beh, ma adesso facciamo vedere, proveremo a fare un gelato, no? Come solo uno? Io ne voglio uno. Io due. Tu Mati quanti ne vuoi? 5-6. Vedi, Ale, sei la solita golosa. Uno, uno e due. Ghiacciolino. Adesso bisogna farne quattro. Poi in realtà mi piacciono le coppe. Allora. Quindi voglio una coppa assolutamente. Buongiorno, cosa ordinate? Allora, io una coppa, posso iniziare sì, io? Ci sono 100 gusti. Mi scegli. Veramente? Babam! Cosa 100? O coppetta? Coppetta volevo coppa, io. Sì. Allora, quella più grande che ha, grazie. Che gusto volete? Allora, voglio il gusto... Ananas. Ananas, bravissima. La conosco. Quante palline? Quante ce ne stanno, signora? Eh beh, tanto possiamo farlo di gusto qua, quindi tanto tutte quelle che ci stanno. Ah, ma ogni volta che schiacci questo parte la musica. Certo. Ma va! Allora, ananas, liquirizia. E poi la granella? Granella... Ha qualcosa da consigliarmi, signora? Ah, beh,
Abbiamo quella bubblegum. Bubblegum? Santo, ovviamente la granella di tutte. Allora Alcune. Voglio quella. Ma che bello. Magari poi mangio il gelato e faccio anche le bolle. Adesso devi venire a sbirciare un attimo però, Sì? Cosa devo sbirciare? Come funziona? Vediamo. Occhio okay. Che se lo apre parte la musica. No, allora si prende. Cosa si prende? No, mi faccia vedere. Dov'era quella pezzina? Ho detto di venire a vedere. Ha ragione. Si prende. Questo contenitore è doppio. Vedete? Quindi permette di estrudere due gusti contemporanei. Adesso si riadagia qua. Aspetta ancora un po'. Sì, hai ragione. Sì, abbondi, abbondi. Che siamo affamati. Guardate che bello nella sua interezza il carretto. È stupendo. Mettiamo il gelato. Che forza! Manine, vada con due manine, si ignora no. La taglia che io tengo la coppa. Ma che bello, l'avventore. Metti un po' anche dall'altra parte. Bellissimo! Ma è bellissima! Guardate il bubblegum! È tutto scimmeroso e splendente. Anche tutti gli altri gusti però, Inseriamo la rotella. Brava. Prego. Poi si mette tutto sul camioncino. Così è molto più solido. Io ne tengo la coppetta. Vedo qualcosa. Ma che meraviglia. È il mio bubblegum. È bellissimo. Mi consiglio di metterne poco perché usci tantissime. O altrimenti fate come me. Mettete la mano sotto. Cucchiaino. E recuperate bubblegum. Prego, eccovi. Ma senza pagare, così? No, adesso. Ah, adesso posso pagare. Guarda, quindi per fortuna, qui davanti è un piccolo davanzale. Ragazzi, abbiamo l'occasione. Che occasione abbiamo? Ah, quella di usare il finto pennello. Ma funziona veramente. Dopo gli scarti di gelato si possono riusare. Non diciamoglielo ai clienti. No, nessuno lo fa. Spero veramente che nessuno lo faccia. Per fare i soldi, mi estragga la cassa. Che bello. Il mio sogno era fare i soldi. Li datemi facciamo, qua. Beh, verdi alcuni. Sì, tipo dollarone. E le monete le possiamo fare sia di... anche di argento. Guarda, possiamo usare questo. Farle anche sbrilluccicose. Allora, io prendo il verde per le banconote. Guarda, io sono generoso e ti pagherò in monete d'oro. Bene. Ma guarda che gelateria ottima. Tu devi pagare e il gelataio fa i soldi. Ma è bellissimo. Mi paghi. Cioè, è fantastico. Ma grazie, gelataio. Sono molto curioso. Mi faccia vedere cosa esce. Ci vuole un po' più di pasta. Bisogna interagire. Sì, con gran piacere. Allora, mi metto qua vicino al mio gelato. Inserisco della pasta anche qui. Dove è finito il mio gelato? Io tengo io. E mi sono sicuro finché non paga. Scusi. Ah, giusto. Scusi, un momento di panico. Schiaccio. Il soldo, Che succede? Niente. No, ha detto che era al sicuro. Ma abbiamo il controllo di qualità. Sì, controllo i soldi. Dove sono i miei soldi? Non è che l'assistente me li prende? Alla zecca. Bene, allora. Bisogna poi utilizzare il classico metodo. No, ma perfetto. Se per caso resta qualcosa, il famoso metodo del togli pasta, metti pasta. C'è anche volendo il coltellino, tra l'altro. Per il ecco cosa serviva. Ho detto, ma come si fa a tagliare il gelato? Invece serve per i tagli di precisione. Oh, perfetto. Adesso io lo porto al mio negoziante. Bastano? Guarda che bel pacchetto di banconote. Yeah. Ma come? Vediamo il resto di una monetina. Ecco, grazie. Magari il resto di una moneta d'oro. La state facendo d'oro? Guardi. Mi faccia vedere. Ecco. No, è un playdone. Io la metto là sotto. Ciao ragazze, vi saluto allora. Il gelato. Il gelato, avete ragione. È buono, confermiamo. Confermate che... lo so, l'avete assaggiato. E adesso il prossimo cliente. Sono io. Lei che cosa prende? Cioccolato? Cioccolato e vaniglia. Un classichetto, coppa o conetto. Anche gusto cioccolato. No, aspetta, ho cambiato idea. Faccia veloce con un'altra rima. Pronto da raccontare. Cioccolato e melone rosa. Melone col coro rosa. Si può fare? Sì. Questo è cioccolato molto pengio, È concentrato. Si vede, cioccolato pengio. No, questo è fondente. Poi abbiamo anche il cioccolato al latte, cioccolato bianco. Bellissimo! Falla che forma vuoi. Ecco fatto. Grazie, ma no, mi dia qua. No, i soldi? Mica può prendere il gelato così? Chi li ha preparato i soldi a lei? Ha ragione, giusto. Io rubo anche quelli del balcone. Bene, noi abbiamo avuto i nostri gelati. Siamo a posto, ragazzi? No, tocca a me! E lei che gusto vuole, signora gelataia? Vediamo. Mentre la nostra gelatiera sceglie, ragazzi, io farò un bretzel. Ho trovato questa pasta fantastica che sia glitterosa, sia ha dei puntini un po' più scuri che ricordano le spezie. E quindi vado semplicemente a schiacciare qui all'interno. C'è abbastanza pasta per riempire tutto. Ragazzi, lo stampino. Io non faccio un gelato. Cosa fai, gelatiera? Come non ce lo dice? Vabbè, noi ci concentriamo sul bretzel. Utilizzo poi lo schermo della cassa che fa anche da stampino e tolgo
La pasta in eccesso. Già si vede il mio brezzolino. Ora, utilizzando una pasta di diversa densità, perché quelle decorate di Play-Doh sono storicamente più morbide, ho il metodo togli pasta, metti pasta. E vado così. Oh ragazzi, guardate che spettacolo. A prendermi il pretzel. Guardate il risultato, ma non è ancora finito. Dai, ce lo mostri. Solo se mi mostrate il vostro. Prima tu. Va bene, allora guardate. È bellissimo. Avete visto queste cose di sale? Ah, ma semplicemente ho fatto delle bricioline. Che voglia di mangiare. Che voglia, fai vedere? No, tu hai fatto un ghiacciolo bicolor. Bellissimo, okay, sia rosa che acqua marina. I pezzettini di sale. Poi grazie, hai visto questa pasta particolare? Pasta, sì, sembra pasta integrale praticamente. Sì, sì, in effetti il Play-Doh fa gola di essere mangiato, se permette, grazie agli stampi, di fare dei risultati così pazzeschi, ragazzi. Ma ovviamente non è pensato per essere mangiato. E in attesa di pensare ai prossimi 100 gelati da preparare, è arrivato il momento di scegliere l'angolo preferito del camioncino dei gelati. Beh ragazzi, è una bellissima idea qua per il barattolino qua per il spazio. E la pulizia, quella è una bella idea. Questo maniglione di gusto. Bello. Sì, anche perché è bello solido, ragazzi. E poi è pieno di stampini, io adoro questo fatto. Tant'è che vi ho preparato due sorpresine. Vediamo. Venite a fare il... Per me l'anguria e per te il cioccolato. Conosco i miei clienti. No, utilizzate il metodo tanta pasta, togli pasta. Ovvero, prendi tanta pasta, come ho fatto prima per il brezel, e vai a prendere... Allora, per la mamma abbiamo una tavoletta... Dammi. Ma che buona! No, non puoi mangiarla, di cioccolato. E per Mate... Schiaccia forte. Guardate l'anguria. No, ma che meraviglia! Cioè, è precisa, guarda lì. E poi ti ho preparato i mini semini, che erano lì sopra, da mettere qua per il risultato finale. Ma quanto è pucci! E ragazzi, se anche a voi è piaciuto questo video e queste super ricette, mettete un pollicione! Che buono! E non mangiatevi tutto il camioncino! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!